Buonasera dal TG3, in primo piano dunque l'esplosione nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana nell'Appennino bolognese. Nell'incidente avvenuto a circa 30 metri di profondità, almeno 3 operai hanno perso la vita, altri 5 sono rimasti feriti. Si cercano ancora i dispersi, difficili le operazioni di soccorso. Allora andiamo subito sul posto dall'inviato Nelson Bova, a te. Sì, buonasera. Purtroppo i numeri che hai detto sono esatti. Si tratta di 3 morti accertati, 3 morti sicuramente trovati senza vita, 4 dispersi e 5 feriti gravi. Complessivamente, con 2 feriti non gravi, il numero delle persone coinvolte sale a 15. Ecco, qua, come dicevi, sono 30 metri sotto il livello dell'acqua, sono difficili le operazioni di recupero. I vigili del fuoco stanno andando con idrovore per vuotare l'impianto sotto, e poi si stanno immergendo anche con le bombole, ma la situazione è in evoluzione ed è anche molto convulsa. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore. A voi. E questi dunque gli aggiornamenti fin qui, ma vediamo la ricostruzione di quanto accaduto a Suviana nel servizio di Elisa D'Alto e poi il punto sulle operazioni di soccorso con il portavoce dei Vigili del Fuoco Luca Cari. Vediamo. Dalle immagini dell'elicottero dei Vigili del Fuoco si vede ancora il fumo, mentre la grande chiazza sul lago lascia intuire cosa è successo in profondità. Sono le 3 di pomeriggio quando alla centrale idroelettrica di Bargi scoppia l'inferno. Nelle prime frammentarie notizie si parla di una grave esplosione, ci sono feriti, si cercano dispersi. Da subito la situazione sembra gravissima. L'esplosione a 30 metri di profondità, dove la squadra di operai stava lavorando, sotto il bacino artificiale di Suviana, qui sull'Appennino bolognese. Erano le turbine in un locale in tutto simile a questo, a livello meno 9. All'improvviso le fiamme, forse partite da un generatore, ancora da chiarire la dinamica. Il panico, la nube di vapore, solo 10 riescono a uscire, alcuni hanno ustioni gravi. Con il passare delle ore il bilancio inizia a delinearsi, è pesantissimo, 4 i morti accertati e 6 dispersi, ma i numeri sono provvisori. Intrappolati laggiù, in quei locali che rapidamente vengono sommersi dall'acqua, rendendo complicatissimo il lavoro dei soccorritori, 60 vigili del fuoco che con le bombole di ossigeno sono impegnati a cercare chi ancora manca all'appello. La diga invece non ha subito danni. Nella centrale gestita da Enel sono impiegati anche lavoratori di ditte appaltatrici. Molti vengono dai comuni della zona, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Marzabotto tra gli altri, tutti con il fiato sospeso. Nelle primissime fasi abbiamo soccorso 3 degli, credo fossero operai, comunque 3 persone che sono rimaste ferite con segni di riduzione. Dalla società ci segnalano 7 persone che mancano all'appello, ecco, queste stiamo intervenendo nel tentativo appunto di raggiungere il livello interessato e poter raggiungere le persone. Sono impegnate 10 squadre in questo momento, sul posto anche i nostri sommozzatori, in parte allagata il piano interessato dall'incidente, quindi siamo pronti e attrezzati per ogni intervento, però un intervento molto molto complesso che le nostre squadre stanno facendo in questo momento. Stiamo ancora scendendo a livello meno 8, c'è molto fumo, non abbiamo ancora un'indicazione sulla situazione nel punto dove si è verificato l'incidente. Ancora tutte da chiarire le cause dell'incidente, su questo abbiamo raccolto l'opinione di un esperto, l'intervista di Gabriele Carletti. Io penso un surriscaldamento a un componente elettrico, il generatore o un quadro elettrico, perché una centrale idroelettrica è fatta veramente di niente da questo punto di vista. E la macchina idraulica in quanto tale può rompersi, ma non può esplodere, non può incendiarsi, non c'è combustibile, non c'è niente di caldo da questo punto di vista, se non un impianto elettrico per l'appunto. Quindi può esserci stato una fuoriuscita di acqua, un getto d'acqua che ha colpito l'impianto? E chi lo sa, io non sono in grado di dirle se questo è una causa di incendio, onestamente. Mentre un surriscaldamento può esserlo sempre, una scintilla, un surriscaldamento può essere sempre causa di incendio, però poi ci vuole del materiale infiammabile e non sappiamo cosa possa essere stato. Io faccio fatica a pensare a un sistema di produzione di energia elettrica più sicuro, più tranquillo di una centrale idroelettrica. Poi purtroppo può capitare di tutto nella vita, questo lo sappiamo.
Ancora incidenti, ancora vittime sul lavoro, una strage che non si ferma. Nel dicembre del 2007 la più grave alla ThyssenKrupp, dopo allora tanti gli operai morti per esplosioni in fabbrica. Cristiana Palazzoni. Lo scoppio violento in una fabbrica di smaltimento esplosivi a Casal Bordino, in provincia di Chieti, gli operai stavano lavorando al recupero di polvere da sparo da un ordigno bellico nella ditta Sabino Esplodenti. Era lo scorso settembre, in tre sono morti. Uno di loro era scampato a un altro incidente avvenuto nello stesso stabilimento nel 2020, salvato da un improvviso cambio turno. Anche allora morirono tre persone. Tutti erano esperti, formati per affrontare gli eventuali rischi connessi al loro lavoro, ma non è bastato, qui come in altre aziende. A Tagliacozzo, in Abruzzo, nel 2014, l'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio, furono tre le vittime. Nel 2009 il dramma alla raffineria Saras in Sardegna. Quattro operai di una ditta esterna erano impegnati nei lavori di manutenzione di una cisterna piena di gasolio. Uno si sarebbe sentito male e gli altri sono andati in suo soccorso. In tre sono morti per le esalazioni tossiche sprigionatesi dai residui delle lavorazioni. Il più giovane aveva 26 anni. Era il 25 novembre 2006 quando un'esplosione squarciò il cielo di Campello sul Clitunno. Alla Umbra Oli persero la vita quattro operai travolti dalla deflagrazione mentre stavano installando una passerella in cima a due grandi cisterne d'olio d'oliva. Solo un anno dopo, uno tra i più gravi incidenti sul lavoro mai avvenuti in Italia, la strage della ThyssenKrupp di Torino. Sette le vittime e la storia si ripete.